Bene ragazzi, mi spiace aver ripreso off camera, di aver fatto off camera la sfida con Velo, ma è passata, sono passate precisamente un'ora e 37 minuti da quando ho provato a fare il video. Per cui andiamo, guardate, non penso di registrare le sfide con Velo a questo punto, farò solo gli oggetti e basta. Andiamo, premi X per continuare. Oh. Tu hai dato buona prova di te. Ho ragione, vero? Tu ora sei libero di andare. Beh, mandaci a casa. Beh, intendi dire il pianeta Terra. Ora però devo distruggere il pianeta Terra, dato che tu non intendi più gareggiare. Non puoi tornarci. Pensavo di essere stato chiaro a riguardo. Non è giusto! Che cosa intendi dire? Sei libero di andare. Da nessuna parte, continueremo a sfidarti se necessario. Una rivincita entusiasmante, ma ci sono regole da seguire. Prima devi conquistare tutte le mie reliquie del tempo, poi potremo gareggiare per il destino della tua terra. Bene, questo era l'alternate ending, dove Velo non ci lascia andare a casa nonostante l'abbiamo battuto. Allora, adesso cosa si fa? Beh, si torna a Tecni. Si fanno facciamo una reliquia, perché in questo episodio voglio essere sicuro di fare qualcosa, e il CNK rosa dopo. Si facciamo un percorso un po' alternativo. Allora, Terranea, Barin, questo è il Cavo, che però non ci andiamo ancora, Fenomena, ecco, Tecni, facevo prima a fare il giro dall'altra parte, dai! Ragazzi, non sapete quanto ho sclerato, vero, è davvero boss impossibile! Caricamento in corso. No, guardate, Velo proprio devi avere solo fortuna. Non lo puoi battere con la bravura. Devi avere fortuna con gli oggetti e fortuna di non colpire le cose. Guardate, no, veramente, oh. A distanza di non so quanti anni ancora io non riesco a battere, se non c'ho un colpo di fortuna. Allora, qui siamo a Tecni. Bene, per prima cosa, no, caos magnetico non credo di riuscire a farlo, per cui andiamo con la reliquia di... all'assemblaggio, andiamo, allora. Dai, Crash. L'assemblaggio vuol dire assemblaggio. Allora, eccola lì, perfetto. In questo episodio voglio avere la certezza di fare qualcosa. Assemblaggio, allora. Salviamo la partita un attimo, perché ho battuto Velo. Guardate, voglio salvare la partita, non voglio che il gioco ora mi faccia scherzi. Guardate, un'ora e 37 minuti. Madonna, proprio guarda, così, tentativi su tentativi, e poi ce l'ho fatta per cosa? Per un colpo di fortuna, cosa credete? Mamma mia, batterlo con la bravura questo boss è impossibile, serve solo la fortuna. Andiamo, assemblaggio, e facciamo la reliquia. Corsa reliquie, su, vai, Crash Bandicoot. Caricamento in corso. Mio Dio, l'incubo è finito, per fortuna, per un po' non c'ho più da pensarci, mamma mia, poi c'è da battere una seconda volta, porca puttana, Velo di merda dei miei coglioni. Andiamo, su, corsa reliquia, assemblaggio. Vai, andiamo, 2 minuti e 35, su, oh, ah, mamma mia, mi sono finito le dita a furia di provare per provare con Velo. Scusate, ma voi c'avete qualche buon consiglio, qualcuno ha qualche buon consiglio da darmi, no, perché... io riesco a batterlo solo con i colpi di fortuna, quel ciccione bastardo, mamma mia. Vai, perfetto. Una cassa col 3 presa, un'altra con l'1 e una col 2. Vai, si comincia alla grande. L'incubo di Velo è finito per un bel po'. Fatto male ad accettare di farmi, di scegliere di farmi trocate. Guardate, l'unico motivo per cui ho scelto, perché le uniche paure di per farmi trocarte erano Velo e, vabbè, il CNK rosa di Fenomena e Velo, ma per il resto, guarda, mamma mia, ce la potevo fare benissimo, ma no. Velo, mamma mia. C'è un boss più difficile, non ce n'è proprio, eh. Andiamo, dai, facciamo la riva di questa e di Nicolo degli Androidi. In questo episodio voglio avere la certezza di far qualcosa, di aver fatto qualcosa. Accidentaccio, vai.
così continuiamo a prendere tutte le casse del tempo. Dai, almeno la Zaffiro sarà nostra, per forza, eh. Per forza la Zaffiro sarà nostra, dai. Adesso passiamo per di qua. No, ne ho preso... Ho preso una minchia. Devo ripassarci lì poi, ma devo cercare di prendere le casse del tempo, però. Ok, allora, adesso dove andiamo? Andiamo da quest'altra parte, da... Vai, prendi la cassa, bravo! Bravo, questa cassa. Poi ripasso sul rullo trasportatore. Allora, dai. Cazzo, quante casse trasco lì per terra. Vai, questa. Ma niente, ovviamente, non prende quella oltre e cade di sotto. Tutto per garantirmi la Zaffiro. Mi raccomando, gioco di merda. Mi raccomando. Continuiamo così. Allora, prendi la cassa col 3 qui, dai. Perché non prende il turbo, ma... Hai problemi? Mamma mia. E la battaglia con velo è finita. No, credo di non registrare le battaglie col velo. Mi dispiace ragazzi, ma io sono uno che nei suoi let's play le cose che non ci riesce a registrare dopo un po' le omette proprio. Non le registra, è inutile. Chissà quante volte avrei provato a fare il video. No, non può. Ma perché non ha preso la cassa col treno? Vabbè, dai, ora stai qui. Prendi questa cassa, vai. Prendi questa, vai. E prendi questa e quest'altra, vai. 1 minuto e 40, no, siamo all'ultimo giro. Prendi la cassa, vai, sposta il magnete e prendi questo. Ora ripassiamo tra i rulli trasportatori con i pistoni brutti e cattivi. Mi schiacciano, vabbè, dai. Vai, ha preso la cassa! Anche quella col 2, perfetto. No, ormai è Zaffiro. Neanche per la oro penso di riuscirci, ragazzi. Neanche per la oro. È 41 su 50, però. Ho fatto un buon punteggio, eh. Ho lasciato solo 9 casse. Dai, 2 minuti e 12, ecco, il nostro tempo. Ecco, appunto, neanche la oro. 2 minuti e 10 voleva, se succhiamelo davvero. Ok. Sì, buona, 2 minuti e 4, era il mio tempo bellissimo, più bello. Sì, CNK sono sempre io che però non si mette il nome perché era pigro in quel particolare momento. Ok, sovrascrittura completata. Ah, siamo già a 7 minuti. Caspita, non ce la facciamo allora a fare altre cose. Allora ragazzi, è finita così. Per oggi è finita, cioè per oggi sì, per oggi basta. Mi sono esaurito troppo, ho fatto solo 3 episodi, ma... Oggi va così. Allora, reliquia vinta e noi... Sì, caos magnetico lo facciamo per ultimo stavolta. A te che ne voglio seguire un percorso un po' diverso. Allora, andiamo a vicolo degli androidi adesso. Dove era? Eccolo qua, vicolo degli androidi. Bene, allora, salviamo la partita per sicurezza. Salva partita. Per questo episodio è tutto, ragazzi. Noi ci rivediamo alla prossima con le reliquie vicolo degli androidi via l'elettrone. Ok. Allora, bene ragazzi, per questo episodio è tutto. Noi ci vediamo alla prossima con le reliquie di quello che ho appena detto.